Torniamo un attimo a questo diagramma qui, perché torniamo a questo? Voglio sottolineare un dettaglio non trascurabile sull'ultimo diagramma, perché appunto una domanda del vostro collega me l'ha fatta sottolineare. Questo diagramma che vi racconta che non succede nulla in un acciaio che permanga al di sotto della M con S anche un tempo infinito, in realtà è appunto un utilizzo di un diagramma TTT per osservare una trasformazione di Martensiti, ma è sbagliato. Perché è chiaro che io se in qualsiasi momento raffreddo violentemente e quindi completo la trasformazione martensitica, quello che andrò a osservare sarà tutta martensite e non riuscirò a distinguere fra la martensite che si è ottenuta dall'attraversamento M con S fino alla temperatura di permanenza e dalla martensite che ho ottenuto dopo, è tutta martensite, d'accordo? Quindi questa non sarà la procedura per determinare la M con S e la M con F, cioè la martensite finishing, la temperatura alla quale io ho una completa trasformazione dell'austenite, l'età stabile, in martensite. Altre sono le metodologie, per esempio diffrazione a raggi X, ci sono per esempio dei microscopi ottici con tavolino riscaldato che permettono di fare quella permanenza, altre prove da osservare, è piuttosto complicato perché bisogna gestire anche l'ambiente, bisogna avere un'ossidazione ridotta, eccetera, si può fare tutto. Però certamente la procedura che vi ho raccontato prima non è quella corretta. Per cui chiaramente qui io in qualsiasi momento abbasso e io completo la trasformazione, per cui ottengo tutta martensite, qui ci avrò tutta martensite. Questo è quello che osserverei se avessi un microscopio in grado di osservare ciò che ho a 150 gradi. Ma raffreddando otterrei tutta martensite. Vi dicevo, grande utilità questo tipo di diagrammi, in alcuni casi hanno anche un'utilità di tipo pratico, ci sono dei trattamenti termici che sono basati su permanenza isoterme a una certa temperatura, quindi vedremo che ci sono dei casi in cui ciò ha un utilizzo pratico, ma ancora non siamo in grado di poter raccontare ciò che avviene raffreddando realmente un pezzo normalmente si raffredda con un fluido raffreddante. Prende il pezzo caldo, lo si butta in acqua, caso tipico di raffreddamento per tempra. Beh, l'acqua quando va a interagire con il pezzo caldo attiva tutta una serie di meccanismi di asportazione del calore che a loro volta dipendono molto dalla temperatura alla quale si trova l'acqua e il nostro pezzo. Mi spiego meglio. Quando un pezzo sta a 950 gradi, viene buttato in acqua, lui immediatamente forma una specie di guscio di gas all'interno del pezzo stesso, perché prende l'acqua non riesce neanche a toccare il pezzo quanto è caldo, e praticamente quindi trasmette irraggiamento, poi l'acqua comincia a rompere lo strato di gas e comincia a fare un moto convettivo, cioè in pratica abbiamo meccanismi di raffreddamento differenti anche a seconda, anche in funzione della temperatura alla quale ci troviamo. La curva che ci descrive l'andamento del raffreddamento nel tempo sarà una curva molto spesso piuttosto complicata, cioè realmente il mio raffreddamento seguirà delle curve di questo tipo, il più arzigogolate possibile. A questo, se vogliamo fare un discorso completo, dobbiamo aggiungerci la complicazione che nel pezzo ogni punto c'è una sua storia termica. Capite bene quindi che il processo, il problema è parecchio complicato. Ottimizzare un trattamento termico per un oggetto di forma più o meno complicata può essere un problema piuttosto importante. Quindi vediamo che, dato che questo andamento non è l'andamento che abbiamo visto nel diagramma TTT, nel TTT stiamo parlando di questo. Capite bene che sono due cose completamente diverse. Il TTT è insufficiente. Il diagramma TTT, temperatura, tempo, trasformazione, non ci rende conto, non ci dà la possibilità di poter affrontare le problematiche relative a un raffreddamento reale. Neanche nell'approssimazione di una legge di raffreddamento semplice, poi potrebbe essere una qualsiasi legge lineare. Questa non è una legge lineare, chiaramente, d'accordo? Questa è una legge strana, ma legata al fatto che abbiamo attivati differenti meccanismi di raffreddamento a seconda della temperatura. Vediamo che se invece di permanere a una temperatura costante, come facciamo nei diagrammi TTT, affrontiamo il raffreddamento del nostro manufatto applicando velocità di raffreddamento diverse, cerchiamo di capire cosa succede al nostro acciaio, sia dal punto di vista microstrutturale, sia dal punto di vista delle temperature critiche. Per esempio, prendiamo un acciaio ipoteutoidico. Vi ricordo, l'acciaio ipoteutoidico è un acciaio che, se raffreddato molto, molto lentamente, avrà due punti di trasformazione, uno che sarà AR3 e uno AR1, è un ipoteutoidico. Ed è quello che osserviamo in questo strano diagramma
temperatura di trasformazione, velocità di raffreddamento. Per velocità di raffreddamento molto basse, praticamente zero, i punti di trasformazione sono H3 e H1, anzi, dato che siamo a velocità con 0, AR3 in questo caso corrisponde con AE3 e AR1 corrisponde con AE1, perché siamo a velocità di raffreddamento praticamente nulle, quindi siamo in condizione di reversibilità, siamo all'equilibrio. Che succede se io aumento la velocità di raffreddamento? Guardate, qui vi ripeto, è la velocità di raffreddamento, quindi non c'è un tempo, non fate confusione. In pratica, sia A3 che A1, o meglio AR3 e AR1, diminuiscono, il ratio di diminuzione è differente, ovvero AR3 aumenta, diminuisce più rapidamente di AR1 e addirittura a una certa velocità di raffreddamento coincidono. Questo vuol dire che cosa? Che aumentando la velocità di raffreddamento incremento l'importanza della nucleazione rispetto alla crescita dei grani, otterrò via via una struttura via via sempre più finita, tant'è che passerò da una ferrite perlite grossolana, cioè ferrite con grana grossolana e perlite con distanza interlamellare grossolana, a una ferrite perlite fine, e arriverò a un'unificazione dei punti di trasformazione oltre il quale, per una certa velocità di raffreddamento, otterrò una struttura costituita fondamentalmente da bainite. Distinguiamo qui fra bainite superiore e inferiore, ma la cosa più importante è che a partire da una certa velocità di raffreddamento bucconini, io otterrò, molto spesso, non sempre, ma otterrò quello che si chiama arresto nella trasformazione, ovvero il mio acciaio, raffreddandosi, presenterà una prima temperatura di trasformazione in questo campo qua. Poi si arresterà la trasformazione e la parte di austenite che non si è raffreddata qui sopra si trasformerà qui sotto, non diventando bainite, ma stavolta martensite, cioè avrò un intervallo di velocità di raffreddamento per il quale avrò la compresenza a fine raffreddamento di bainite e martensite. Oltre una certa velocità di raffreddamento, la bucconesse, otterrò solo martensite. Notate una cosa fondamentale, ve l'ho detta ma voglio stressarla un attimo, e cioè in questo diagramma noi stiamo raccontando esclusivamente le trasformazioni che hanno luogo nell'austenite metastabile a seguito di raffreddamenti a velocità costante via via crescente. Questo dovete rivederlo più volte. La ripeto. In questo diagramma noi osserviamo le trasformazioni allotropiche diffusive e non diffusive dell'austenite metastabile a seguito di raffreddamenti che avvengono a velocità di raffreddamento via via crescente. Zona delle trasformazioni diffusive, zona delle trasformazioni non diffusive, martensitiche. Raffreddamento lento, struttura grossolana, raffreddamento un po' più rapido, struttura più fine, raffreddamento molto rapido, struttura non basata, martensitica, quindi non diffusiva, ma martensitica. Prego. Non glielo posso dire che dipende moltissimo sia dalla composizione chimica che dalla dimensione del grano austenito del padre, per cui glielo posso dire. Sì, proprio dipendente, lo vedremo fra un attimo. Lei può avere certe strutture con velocità di raffreddamento estremamente elevate oppure estremamente basse, cambiando a volte neanche di troppo la composizione chimica. Anche la grana cristallina ha la sua importanza. Un grano austenitico grossolano ha una certa influenza, un grano austenitico fine ne ha un'altra. D'accordo? Quindi, il che vuol dire che anche le condizioni di austenizzazione hanno una loro importanza fondamentale nella caratterizzazione della struttura finale. Cioè, scegliere in modo in maniera ottimale il tipo A e il tipo A. Ovviamente il tipo A e il tipo A intendo il piccolo con A e il più grande con A, d'accordo? Scegliere in maniera ottimale queste condizioni è importantissimo ai fini della determinazione di certe strutture. Quello che è importante qui da capire è che compaiono una serie di cose che in realtà noi, e ricordo ancora una volta, nel diagramma di fase, ma assolutamente aggiungiamo, anche nel diagramma TTT non vedevamo. Nel diagramma di fase, tutto ciò che a destra, e non solo questi due punti, non lo vedevamo. Nel diagramma TTT, questo sdoppiamento non lo vedevamo. Perché nel TTT noi in realtà vediamo solamente le trasformazioni che hanno luogo per l'operazione di crescita. Le trasformazioni martensitiche non possono essere osservate per la modalità, per l'approccio sperimentale eseguito. Professore, prego. Sì. Ma se noi raffreddiamo troppo velocemente,
Si può rompere il pezzo. Quello sì, allora considera una cosa, per velocità di raffreddamento estremamente elevate, però partendo dal fuso, qui stiamo parlando di una cosa un po' diversa, parliamo di milioni di gradi al secondo, e può addirittura ottenere questi che si chiamano vetri metallici, cioè strutture amorfe metalliche, quindi possiamo avere degli estremi folli proprio, insomma. Per raffreddamenti, non dal fuso ma da un metallo riscaldato, molto molto elevate, è chiaro che tanto più è stressante la variazione termica, tanto più si attivano e i discorsi relativi al problema delle dilatazioni termiche differenziali impedite, perché quelle sono tuttora valide, e attenzione, come vedremo fra un attimo, tutti i problemi relativi al fatto che nella transizione austenite martensite io ho un aumento di volume specifico. Se uniamo questo problema con il fatto che ogni punto del nostro pezzo ha una storia termica differenziata, vediamo e vedremo che possono esserci enormi problemi. A volte addirittura un pezzo non può essere temperato, non può essere raffreddato velocemente, perché si rompe, appunto, non può farlo, d'accordo? E vedremo come anzitutto questo problema si può presentare e a volte come poterlo risolvere. Quindi a volte può trovarsi impossibile di farlo proprio perché avviene quello che dicevo, si può rompere il pezzo, anzi, molto spesso ha la certezza che il pezzo si rompa, proprio per come è disegnato, quindi a quel punto o cambiare il disegno o cambiare composizione chimica del metallo, per esempio, anche un'altra scelta, insomma. Se noi effettuiamo una serie di raffreddamenti in un diagramma sempre temperatura-tempo, dove però la procedura di determinazione dei punti di trasformazione non è più quella che abbiamo visto precedentemente, ma è un po' diversa, in pratica eseguiamo una serie infinita di raffreddamenti con velocità via via sempre più lente, questo è un raffreddamento, un diagramma di temperatura-tempo, identifichiamo inizio e fine della trasformazione su queste curve, noi possiamo ottenere, vi faccio vedere il risultato, delle curve CCT. Curva CCT che si intende in inglese Continuous Cooling Transformation, curve di trasformazione mediante raffreddamenti continui, che sono ben diverse dalle TTT, che sono invece delle curve di trasformazione in condizioni isotermiche. In questo caso, le curve CCT appunto, abbiamo dei raffreddamenti che avvengono in maniera continuata. L'ipotesi, diciamo, sarebbe quella di un raffreddamento che segue una legge semplice, per esempio una legge lineare, ad esempio quella che vi sto per tracciare, T uguale T con A meno VR tempo, ad esempio, d'accordo? Una curva estremamente semplice. Capite bene che questo andamento qua lineare nella rappresentazione di diagramma semilogaritmico, no, T diventa una curva, d'accordo? No? Questo è chiaro, questo passaggio, sì? Se voi disegnate una curva, una retta, un diagramma semilogaritmico, poi una curva, che è una rappresentazione grafica della retta. Bene, vediamo che le curve CCT rispetto alle TTT sono leggermente spostate, cioè nella CCT i processi di nucleazione e quindi poi di crescita non avvengono come nella TTT a una determinata temperatura, ma in effetti c'è una sorta di sommatoria degli effetti delle varie temperature, perché noi raffreddando siamo a temperature differenti. Praticamente il diagramma CCT rispetto al diagramma TTT dello stesso acciaio è leggermente spostato verso destra, ma non tantissimo, vedete qua in questo disegno, e vediamo che la M con S e M con F è leggermente spostata verso il basso. Quindi complessivamente, in pratica, è come se il campo dell'austenite metastabile, quella che noi abbiamo disegnato con la A fra parentesi, si aprisse un po', d'accordo? Questo diagramma CCT è un diagramma che ci permette di rappresentare la cinetica di decomposizione dell'austenite mediante raffreddamenti continui fino al completamento della trasformazione. È brutta reazione, parliamo di trasformazione. In questo caso la TTT abbiamo disegnato in rosso, le CCT in nero. Il meccanismo di lettura è identico a quello precedente, che abbiamo appunto interpretato prima, cioè abbiamo un campo di austenite stabile ad alta temperatura, un campo di austenite metastabile rappresentato con A fra parentesi, delle zone ferritiche, ferritoperlitiche, bainitiche, e poi le due rette orizzontali M con S e M con F, martensite starting e martensite finishing, inizio e fine della trasformazione martensitica, dove sì stavolta la nostra curva di raffreddamento
ci può descrivere compiutamente la trasformazione dell'ossidio metastabile in questo intervallo, perché la procedura, che non stiamo qui a definire perché non ci interessa, non ci consente di poter descrivere compiutamente il processo. Vediamo, per lo stesso acciaio, qual è il risultato che si viene ad ottenere raffreddando con velocità di raffreddamento differenti. Questo è il diagramma CCT con i vari campi. Qui abbiamo praticamente che l'austenite diventa metastabile, si trasforma in ferrite, attenzione, si trasforma parzialmente in ferrite, poi a un certo punto la frazione volumetrica di austenite non trasformata diventa perlite e noi abbiamo un acciaio ferrito perlitico. Guardate qua la micrografia, è quello che noi otteniamo, è un raffreddamento molto molto lento, quello che volendo potremmo ottenere un acciaio ipotettolitico raffreddato in maniera compatibile con quella di definizione dei grammi di fase. Aumentando la velocità di raffreddamento osserviamo una modifica piuttosto forte fino a ottenere questa struttura ferrito-perlitica con una struttura molto particolare. Scendiamo ancora, nasce anche la bainite e abbiamo anche la martensite. Non vi chiederò mai di commentare direttamente queste micrografie, perché con questo tipo di ingrandimento alcune fasi sono difficilmente distinguibili, almeno ad una persona non esperta. Però bisogna capire che cosa? Che questo acciaio, che ha una ben determinata composizione chimica, a partire dalle stesse condizioni microstrutturali, una determinata austenitizzazione, può dar luogo a una serie di strutture molto differenti fra di loro al pari della nostra velocità di raffreddamento, e notate qua, con durezze di Vickers molto diverse. Partiamo dai 139 ottenibili mediante un raffreddamento estremamente lento agli oltre 400 corrispondenti a una struttura neanche completamente martensitica, perché abbiamo perlite, bainite e martensite, d'accordo? Che corrisponde a questo raffreddamento piuttosto rapido. Questo, vi ripeto, è il risultato che si ottiene semplicemente variando la velocità di raffreddamento a parità di tutto il resto, quindi di dimensione della grana cristallina in campo austenitico, a parità di composizione chimica. Noi cambiamo semplicemente la velocità di raffreddamento, otteniamo una microstruttura differente, ma che, vi ripeto, fin qui sarebbe importante, ma relativamente, ma con durezze, quindi R con S, R con M, resilienze, tenacità, usura, resistenza all'usura, quello che volete, diversa dalle altre. Questo acciaio ci si potrà fare una certa cosa, la vedremo casomai, e questo tutt'altro, d'accordo? Cioè, ma là, da sinistra verso destra, cioè, la velocità aumenta? No, da, cioè, da destra verso sinistra aumenta, sì, d'accordo? Le velocità più lente sono quelle che hanno la pendenza più bassa, quindi questo è la curva rappresentativa di un raffreddamento molto molto lento, quindi un buco nero piuttosto basso. Questa è la curva rappresentativa di un raffreddamento molto molto più veloce, un buco nero piuttosto elevato. Perché nella prima foto, cioè, manca la ferrite? Nella prima foto manca in basso a sinistra, perché non passa più nel campo. Qui è tangente, attenzione qua, no. La rappresentazione grafica, guardate, un conto è la rappresentazione grafica, un conto è la reale consistenza della presenza della fase. Noi possiamo vedere anche graficamente un passaggio qua dentro, ma poi magari qua è solo trascurabile, quanto ce n'è capito, quindi non è detto che, cioè, ce ne sarà, ma sarà l'un per mille, non ci interessa, insomma, non è rilevabile in qualche modo molto facilmente. Noi da quel grafico non possiamo vedere le percentuali. Dunque, noi qui sappiamo che cosa. Come si commenta per esempio la curva numero 3, quella che dà 336? L'austenite diventa metastabile, dopo un certo tempo che leggiamo nelle asciste inizia a trasformarsi in ferrite, una certa frazione volumetrica di austenite diventa ferrite, poi questa trasformazione si arresta e inizia la trasformazione dell'austenite sempre metastabile in ferrite, poi entriamo in campo bainitico e poi tutto quanto è terminata la trasformazione, se non un pezzo ancora di martensite, d'accordo? Quindi in pratica noi raccontiamo in questo raffreddamento come si trasforma l'austenite metastabile durante questo raffreddamento continuo, d'accordo? Vi stresso questo aspetto perché io non vorrei che voi pensaste che l'austenite, per esempio il primo raffreddamento, diventa ferrite, quello più a destra, poi la ferrite diventa perlite, è sempre l'austenite che si trasforma, perché è lei la fase metastabile, è lei la fase che non può rimanere
per quella composizione chimica lì, stabile a temperatura ambiente, e quindi raffreddando deve diventare qualcos'altro. Questo qualcos'altro lo leggiamo in questo diagramma, che capite bene, a questo punto è un diagramma completo, cioè mentre questo raffreddamento qua può essere assimilabile a un raffreddamento molto lento del diagramma di fase, tutto il resto del diagramma di fase non c'è. Addirittura compaiono costruenti strutturali nuovi, compaiono fasi nuove, che voi nel diagramma di fase non avete e quindi non potete leggere. La martensite del diagramma ferrocarbonio non c'è, né potrebbe esserci, visto come costruire il diagramma ferrocarbonio, cioè mediante raffreddamenti molto 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 lenti. D'accordo? Quindi i diagrammi CCT ci permette di raccontare trasformazioni microstrutturali che hanno luogo all'interno appunto di raffreddamenti più o meno veloci, più o meno lenti, dipenderà appunto da cosa abbiamo a che fare, anche trasformazioni appunto che non sono rappresentabili nel diagramma di fase. Qui ne vediamo alcuni, guardate qui, possono esserci le forme più strane, addirittura possono esserci due nasi, uno perlitico e uno bagnitico. Non vi chiedo di sapere a memoria il diagramma CCT di alcunché di acciaio, perché non c'è motivo di sapere la memoria, esistono dei libroni, ve li aprite, anche perché basta poco e cambiano anche di molto, bastano pochi elementi di lega aggiunti, anche in percentuali piuttosto basse, e vi possono cambiare anche parecchio. Qui in questo caso osserviamo quella che si chiama appunto arresto della trasformazione, raffreddamento, l'austenite diventa ferrite, qua si arresta la trasformazione per un certo intervallo di tempo, non c'è più niente, e poi diventa bagnite e quindi nuovo martensite. Guardate, questo qua è proprio quello che abbiamo letto qui, qua, l'arresto della trasformazione, come vedete, quindi non è che avviene sempre questo, avviene in alcuni casi, dipende dalla composizione chimica del nostro acciaio. In questi diagrammi, come il diagramma d'Antonio del TPP, abbiamo presenti le zone in cui le fasi sono stabili, delle zone in cui le fasi sono metastabili e delle zone in cui l'austenite è metastabile e si va a trasformare in qualcos'altro. Per cui, per esempio, la zona a sinistra del naso o dei nasi è la zona dell'austenite metastabile, cioè la zona nella quale la nostra austenite è in fase di, sta incubando una trasformazione allotropica, sia essa appunto la trasformazione che avverrà per migrazione e crescita, oppure la fase in cui semplicemente l'austenite metastabile sta per diventare martensite, che non avviene in fase, non avviene per migrazione e crescita, ma appunto mediante spostamenti di piccole per distanze inferiori alla distanza interatomica di appunto atomi, per degli atomi presenti, trasformazione che avviene a partire da una certa temperatura e termina in corrispondenza di un'altra temperatura chiamata M con F. Attenzione che può esserci un problema: la M con F dove sta? Abbiamo detto M con S, M con F, no? Abbiamo detto qui la trasformazione è completata, d'accordo? Beh, non abbiamo detto una cosa importante: dov'è la temperatura ambiente? Se la temperatura ambiente sta qui, ebbene sì, è vero, io ho questo raffreddamento che tutta l'austenite metastabile mi diventa martensite e tutto va bene. Ma se per caso la temperatura ambiente supera la M con F, o meglio, detta meglio, se la M con F è più bassa della temperatura ambiente, cioè se ci troviamo in queste condizioni qua, vedi, gradi centigradi, M con F. Questo vuol dire che la M con F, la temperatura al di sotto della quale ho la completa trasformazione della sede metastabile in martensite, è al di sotto della temperatura di fine trattamento, cioè i miei trattamenti finiscono qua. Che succede? Io a temperatura ambiente mi troverò in quel caso una struttura martensitica che presenta una certa frazione volumetrica di austenite metastabile residua, che se permango a quella temperatura non gli succede molto, perché non può né trasformarsi più in basso, che non ci va più in basso, né decomporsi. Ma se per caso io raffreddo, magari con un trattamento criogenico, oppure riscaldo, quell'austenite metastabile subirà qualche cosa, ancora più non possiamo dire, d'accordo? Quindi è un'austenite metastabile residua che può dare problemi. Il problema è anche abbastanza importante, perché se io per esempio raffreddo ulteriormente, io vi ricordo che nel raffreddamento, nella trasformazione martensitica, o almeno in uno specifico, il mio pezzo
può tensionarsi internamente, può avere un incremento delle tensioni interne, a volte anche piuttosto pericoloso, d'accordo? Se riscaldo, la mia osteite può decomporsi, può subire certe trasformazioni, come vedremo fra qualche lucido. Prego. Sì, assolutamente sì. La YF dipende fortissimamente dagli elementi di lega. È chiaro che quanto più elementi, qui non abbiamo ancora detto nulla, lo vedremo fra poco, sull'influenza degli elementi di lega, sui legami CCT. Gli elementi di lega possono essere appunto alfagili o gammati. Gli elementi di lega possono essere affini a carbonio, quindi carboligeni o non carboligeni. Gli elementi di lega hanno anche un'influenza sui legami CCT. In generale, quasi tutti gli elementi di lega, con l'esclusione delle potenze facili di portare del contatto, tendono a spostare verso destra e verso il basso, le curve devono essere con F e in alto. Attenzione, notate quando io comincio a rallentare quello che dico, può esserci qualche, diciamo, qualche cosa non perfettamente vera. Questo effetto ce l'hanno nel caso in cui vanno in soluzione solida all'interno del nostro acciaio, sostanziale e interstiziale. In realtà però poi si possono generare le fasi intermetalliche, i carburi, eccetera, quindi l'effetto si può complicare molto di più, quindi non è detto che l'effetto sia secco in questo modo, però in generale in soluzione solida gli effetti di tutti gli elementi chimici, l'eccezione del cobalto, e invece il cobalto sposta molto verso sinistra le curve CCT, è appunto quello che vi ho appena raccontato, e l'MMS e l'MMF si possono abbassare anche di parecchio, dipende appunto dagli elementi chimici e questo può essere un po'. Ok? Esempi di diagrammi CCT per quanto riguarda acciai ipodettoidici, odettoidici o iperodettoidici, più o meno stiamo appunto parlando di cose simili a quelle che abbiamo visto già precedentemente, vediamo, cosa molto interessante, l'evoluzione simile a quella che abbiamo visto prima nel diagramma PCT, dai poi ci fermiamo su, quindi attenzione solo a questa slide e però ci interrompiamo poi. Come evolve il diagramma CCT secondo questo tipo di diagramma e di animazione? Vediamo un raffreddamento che avviene molto lento, qui c'è scritto addirittura in forno, permanenza ad alta temperatura, si sta raffreddando ma molto poco, la rappresentazione non dà contezza di un evidente raffreddamento, ma si sta raffreddando già. Se noi permaniamo in campo ostetico non possiamo rappresentarlo quello in diagramma CCT, d'accordo? Noi possiamo rappresentare solo raffreddamenti. Vedete che raffreddando molto lentamente non succede nulla, vedete qua la temperatura si sta abbassando ma molto lentamente, a un certo punto incontriamo il campo ferritico, inizierà a nuclearsi i primi gradi di ferrite, stanno per nuclearsi, abbiamo aspettato quasi mezz'ora, questa è oltre mezz'ora, ferrite, la ferrita aumenta a scapito dell'austenite e poi, vedete, la perlite si gera a scapito dell'austenite. Abbiamo anche qualcosa, una briciolina di bainite che si viene a formare in questo diagramma un po' particolare. Quindi notate che è l'austenite che va a consumarsi e a formare le varie fasi che vengono incontrate in questo diagramma. Se noi aumentiamo la velocità di raffreddamento, ecco quello che otteniamo. È sempre l'austenite che diventa la fase nucleante in un processo di trasformazione che vede la formazione stavolta non più di ferrite e perlite, ma bensì di bainite. Notate che avere a che fare con una velocità di raffreddamento più alta vuol dire una pendenza più rapida. Andiamo giù, ancora siamo completamente austenitici, ma l'austenite è metastabile. Stiamo per andare a intersecare l'inizio della trasformazione bainitica. La nostra struttura inizia a nucleare in consistenza dei bordi grano e dei giunti triti, bainite, cresce la bainite e abbiamo una trasformazione integralmente bainitica per quel tipo di raffreddamento. Infine osserviamo ciò che si ottiene per un raffreddamento molto molto rapido, dove non si dà il tempo al nostro sistema di attivare processi di diffusione, abbiamo una trasformazione completamente martensitica che non avviene per nucleazione e crescita, ma avviene ovviamente sempre col consumo di austenite. A questo punto nascono le prime lamelle di martensite, aumenta la loro frazione volumetrica,
a scapito dell'austenite, e al termine otteniamo una struttura completamente martensitica. D'accordo? E quindi è finito. Domande? Il raffreddamento, prego, prego. Il raffreddamento quindi lento avviene in forno, vedendo gli altri? Beh, a naso potrebbe essere uno in forno, per esempio il primo, il secondo potrebbe essere in aria, anche se non è detto. Attenzione, quando faremo i trattamenti termici questa cosa sarà molto più chiara. Non vi posso dire al volo cos'è veloce o cos'è lento. Un raffreddamento in aria, per esempio, può essere molto veloce o molto lento, a seconda dell'acciaio che abbiamo a che fare. D'accordo? Quindi non le posso dire cos'è veloce o cos'è lento. Le posso dire appunto, per esempio, quello in forno è un raffreddamento in cui so di asportare per esempio un grado al minuto, ad esempio, quindi lo devo fare per forza in forno. In aria, tipicamente aria tranquilla, un posto chiuso, c'è un raffreddamento che è abbastanza lento, ma neanche troppo. E poi vabbè, poi c'è l'acqua, ci sono sali fusi, ci sono metalli fusi, ci sono soluzioni saline, ci sono un'infinità di mezzi raffreddanti più violenti. Domande? Ragazzi, in fondo. Parlate con me. Allora? Sì. Sì, beh, l'azoto liquido è l'azoto liquido solidifica a 1193 gradi. Beh, insomma, un trattamento criogenico quello. Per cui dosi ci sono, costa un sacco. Considerate che l'azoto liquido costa tantissimo, si hanno perdite mostruose, la gestione dell'azoto liquido non è banale, per cui ci possono essere esigenze di questo tipo, non secondo ci possono essere, però appunto sono sostanzialmente legate al fatto che la M con F può essere molto bassa. Trattamento tipo criogenico lo rifaremo qua, perché non credo di capire mai tra le mani, insomma, non vi capirà mai fare un acciaio di questo tipo. D'accordo ragazzi, ci vediamo domani.